purtroppo no. Troveremo poi di nuovo la grande M sulle spalle. Non è un caso che il mio blog si chiama Mercato Libero. E il suo movimento si chiama Movistol. Allora, ci sono altri progetti chiaramente per l'Italia, quello ne è uno che può inserirsi in un'idea transcontinentale, questa è la possibilità della navigabilità del Po, per esempio. Si costruisce finalmente questo canale da Cremona a Milano, si sistema un po' nei punti dove bisogna garantire la profondità e per 2 miliardi di euro in 6-7 anni si può cambiare completamente il trasporto, no? Dal mare a Milano, 2 miliardi di euro, che se uno pensa ai soldi che vengono spesi per altre cose, non sono tanti soldi, no? E pensiamo a, appunto agli effetti sulle autostrade, sul trasporto in generale, togliere i camion. In Svizzera stanno lavorando sul Gottardo con l'idea di, il nuovo tunnel del Gottardo, l'idea di ridurre dal 50%, no, i camion che passano per la Svizzera, portando le merci. Ci riapproprieremo della sovranità dei governi e lui e altri dovranno cambiare. Negli Stati Uniti un grande progetto, giusto per darvi un esempio, si chiama NAWAPA, North American Water and Power Alliance, è portare l'acqua per tutta la zona arida dell'Occidente, dall'Alaska e dal Canada, sotto le montagne rocciose. C'è un grosso progetto adesso che non sto qui a presentarvi troppo, ma potete trovarlo sul nostro sito, c'è anche un video su questo, si chiama Transacqua per l'Africa, che andrebbe a fermare il prosciugamento del lago di Chad in Africa, la zona del Sahel tra l'altro, da dove vengono gran parte degli immigrati che vengono in Europa, una zona che sta diventando sempre più arido, sta morendo, si può spostare, prendere una parte, meno del 5% dell'acqua che va verso il Congo, che finisce tutto nell'oceano più o meno, e portarlo dall'altra parte, creando una zona di irrigazione, praticamente un nuovo fiume, una grande zona anche agricola e anche energia idroelettrica. Per concludere, adesso mi avvio un po' alla conclusione, secondo me dobbiamo, quando guardiamo appunto le questioni economiche, dobbiamo guardare in questa prospettiva, cioè esiste una battaglia di questo tipo. Se ne parla molto poco, ma esiste una battaglia tra diverse visioni. Ho dato qualche esempio veloce dalla storia, ma sono esempi veri, sono esempi dove gli imperi vogliono fare, no, di tutto per bloccare la possibilità di cooperazione vera tra le nazioni per lo sviluppo economico. Quindi quando vediamo gli eventi politici, no, anche per esempio quello che succede col governo italiano o negli Stati Uniti, eccetera, dobbiamo prendere in considerazione qual è la battaglia strategica che c'è dietro. C'è un volantino davanti con qualche rapporto, un articolo scritto qualche giorno fa, si chiama In arrivo il governo dei banchieri per l'Italia. In Italia quello che stiamo vedendo da qualche mese non è uno scontro tra Fini e Berlusconi, no, sugli scandali di qualcuno. Sono chiaramente dei dossier che vengono tirati fuori perché c'è un progetto. C'è un progetto, basta guardare in giro nel mondo. Cosa succede in Francia? C'è gente per strada che protesta contro i tagli. In Gran Bretagna i tagli, no, alla spesa pubblica. Negli Stati Uniti, no, adesso si propone di tagliare le pensioni, no, la sanità si sta già tagliando. E ricollego questo un attimo al discorso del debito pubblico. Ricordiamoci che qui stanno dicendo, cioè, esce la spinta adesso, dopo 3 anni di aver stampato elettronicamente trilioni e trilioni di dollari di euro per salvare le banche d'affari che si sono convertite in banche commerciali, adesso, no, che quei soldi che hanno le banche, noi dobbiamo tagliare le pensioni, la previdenza, no, e tutto il resto dei servizi che fa lo Stato. Questa è un'assurdità, no? Ma questo è un progetto, quindi si comincia a dire negli Stati Uniti che dobbiamo tagliare il bilancio, ma senza toccare sanità e previdenza non si taglia veramente il bilancio, e questo è un vero progetto. In Italia lo può fare un governo tecnico, lo può fare un governo dei banchieri, e questo è quello che si vuole. Si vogliono i tagli massicci, si vuole la liberalizzazione, la privatizzazione di tutti i servizi pubblici, come Montezemolo che abbiamo visto, che si garantisce i profitti dell'alta velocità mentre lo Stato si tiene gli investimenti e le perdite, la privatizzazione delle municipalizzate, insomma garantire per gli interessi privati dei flussi di reddito.
Allora io dico che dobbiamo, no, garantire che si parli invece di questi progetti. L'oligarchia conta sul fatto che non se ne parli. Dobbiamo garantire che se ne parli e lavorare per cambiare la direzione.